Non temere, io stesso provvederò a tutto quello che ti manca. Queste parole mi penetrarono nel profondo e conobbi ancora di più la mia miseria. Conobbi che la parola del Signore è viva e penetra in profondità. Compresi che Dio esigeva da me un sistema di vita più perfetto. Tuttavia mi rifiutavo continuamente per la mia inidoneità. Leggendo questo passo del diario di Santa Faustina mi colpiscono due cose. La prima è il fatto che Santa Faustina è convinta nel suo cuore che sarebbe uscita dalla congregazione di cui faceva parte, cosa che invece non avverrà. E questo mi fa pensare quanto sia importante che seguiamo il Signore passo dopo passo, seguendo anche le emozioni del nostro cuore, quello che lo Spirito Santo suggerisce nel nostro cuore, tenendo in conto che non possiamo essere in grado di comprendere appieno quelli che sono i progetti di Dio su di noi, però abbiamo una certezza che Lui ci guida passo dopo passo nella giornata che viviamo. Quindi dobbiamo chiedere al Signore che ci dia questa fiducia di seguirlo ogni giorno, anche quando poi non capiamo bene quale sia la meta alla quale ci conduce. L'altra cosa che mi veniva in mente è tenere in considerazione che non siamo mai soli. Qualunque cosa il Signore ci chiede di compiere, non dobbiamo compierla da soli, ma insieme a Lui. Questo è liberante, è liberatorio, perché ci dà la certezza proprio che anche se noi non abbiamo forze, non siamo capaci di compiere alcune opere, alcune azioni, però possiamo tutto in colui che ci dà la forza. Quindi vogliamo veramente invocare lo Spirito Santo su ciascuno di noi affinché il Signore possa compiere su tutti la sua santissima volontà e perché noi non siamo di impedimento a questo. Questo lo chiediamo per noi stessi e per i nostri fratelli, affinché ogni uomo possa compiere consapevolmente o inconsapevolmente la volontà di Dio.